gestione dei rifiuti? Allora, diciamo che noi proprio per queste polemiche ci siamo messi dall'altra parte, abbiamo cercato di fare in modo già da un po' di tempo di coinvolgere i cittadini, soprattutto le associazioni di volontariato presenti nel territorio paternese, e fare in modo che anziché il solito lamento del cittadino che poi sta con le braccia conserte a non fare nulla, abbiamo cercato di rimboccarci le maniche e fare qualcosa. Quindi da questo punto di vista già da qualche mese abbiamo presentato una delibera al Consiglio Comunale, su cui abbiamo lavorato, abbiamo rielaborato la famosa delibera rifiuti zero che già è stata adottata in molti comuni d'Italia. E adesso il Consiglio Comunale la stanno discutendo, la stanno elaborando, è stata già discussa in conferenza dei capigruppo e successivamente diciamo, abbiamo avuto la rassicurazione da parte del Presidente del Consiglio che verrà presentata all'ordine del giorno del Consiglio Comunale per essere discussa. E oggi siamo qui invece perché siamo stati invitati tutti i consiglieri comunali, oltre che le varie associazioni, oltre che tutti i cittadini, per fare capire qual è il vantaggio, qual è proprio il vantaggio, la virtuosità di Quali questo progetto. Quali sono i punti più importanti di questa delibera? I punti più importanti sono proprio il discorso della tariffazione puntuale, cioè noi da tanto tempo ad esempio facciamo il porta a porta, lo sappiamo, funziona bene, funziona male, però noi sappiamo che dove c'è rifiuti zero e dove funziona bene, Rosso Mercolini oggi è qua con noi per spiegarcelo, che è il fondatore di Rifiuti Zero in Italia, ci farà vedere, ci spiegherà proprio come con la tariffazione puntuale, con il trattamento a valle del rifiuto, con l'impiantistica fatta bene, anche con una buona formazione e informazione dei cittadini, tutto il discorso della raccolta differenziata che già noi a Paternò facciamo da molto tempo, al contrario di molti comuni in cui nel comprensorio catanese non se ne parla totalmente, noi sappiamo che facendola bene i risultati si potranno vedere. Da noi siamo ancora proprio ai primi due passi e non stiamo riuscendo a fare i passi successivi. Quindi siamo qui oggi, stamattina, anche con l'assessore Marino per fare in modo che con lui vorremmo proprio porre a lui queste domande. Il discorso dell'impiantistica, il discorso delle discariche che purtroppo da noi in Sicilia sono con i prezzi più elevati in Italia. Vogliamo capire, vogliamo chiedere perché dobbiamo subire questi prezzi così elevati che non ci permettono poi di avere quel guadagno che effettivamente potremmo avere dalla raccolta differenziata. La prospettiva che noi abbiamo della gestione del territorio e quindi anche nell'ambito dei rifiuti è appunto quella secondo la quale le istituzioni e la politica devono fare uno sforzo di inserimento e di inclusione dei cittadini all'interno dei processi decisionali. Dottore, quindi un appuntamento importante a Paternò dove la questione dei rifiuti ha suscitato non poche polemiche. Lei però è l'esempio di come poter gestire i rifiuti in maniera diversa. Si può fare? Come? Sì, si può fare. Ora, io ho partecipato, parteciperò a far sì che il progetto Rifiuti Zero venga effettivamente messo in opera da nord a sud dell'Italia, anzi diciamo primo febbraio avremo l'incontro europeo di Zero Waste Europe a Parigi, quindi lanceremo in Francia il progetto Rifiuti Zero. Ormai resistere all'attuazione del progetto Rifiuti Zero significa non voler bene al proprio territorio, comunità, paesaggi, patrimoni artistici come quelli che il nostro paese ha la fortuna di possedere devono per forza mettersi sull'ordine di idee di realizzare il progetto di Rifiuti. Paternò e la Sicilia sono terre che hanno un valore proprio e nello stesso tempo però anche un grande valore simbolico di connessione tra continenti diversi, tra est e ovest, nord e sud, non può rimanere al palo. Certamente i problemi sono enormi e stamattina ne parleremo, almeno dal mio punto di vista, cercheremo di individuare quelle che sono le patologie da aggredire per venire fuori e attuare le terapie che la Sicilia e Paternò per necessità di intraprendere. Il piano rifiuti è del 2012, è stato approvato dal ministro, che ha detto, signori miei, non c'è la VAS. Quindi la prova, dovete fare la VAS. Per la prima volta nella storia si fa la VAS, che è un percorso amministrativo che tutti voi sicuramente conoscete, e certamente non abbiamo intenzione di fare né rigassificatori, ma la VAS si fa su un piano rifiuti approvato. Ed è l'occasione
per riproporre tutta questa serie di contestazioni.